Allora, sempre per la scena base, una cosa che faremo, che ci serve per le prove nostre, poi vedremo che in VR chat non servirà, ma per le nostre prove adesso mettiamo un player. Per mettere un player andiamo, facciamo un create empty, quindi un create empty lo facciamo in reset position, quindi esattamente al centro, lo chiamiamo F2, quindi clicchiamo F2 player. Sarebbe il giocatore, e a questo player ci agganciamo una figura che in questo momento è una capsula, poi nel caso effettivo sarà probabilmente anche un avatar. Quindi noi facciamo 3D object, facciamo una capsula, ok, questa è la capsula la alziamo, legge un filo, ok, in modo tale che stia un pochino su. In questa capsula gli andiamo ad aggiungere, vedete che c'è un capsule collider, ma noi ci aggiungiamo un componente che sarà char, scriviamo character controller, e dice praticamente quanto questo personaggio può muoversi, quindi qual è il limite che può superare, no? Che cosa, come può muoversi in qualche modo. Qual è il raggio? Quindi mezzo metro. Qual è l'altezza? 2 metri. Quindi questo è il nostro character controller che ci permetterà di muoverci. Oltre alla capsula ci mettiamo la main camera, la mettiamo qua. Quindi abbiamo la main camera e poi resettiamo anche lì la posizione. Quindi facciamo reset position. Quindi vedete che la capsula, cioè la telecamera adesso è resettata, è a terra. L'alziamo per metterla praticamente in cima al nostro personaggio, oppure più o meno all'altezza degli occhi, quindi un po' dentro la capsula. E in questo modo abbiamo generato la nostra prima scena, Ctrl S, main, che ha anche un personaggio giocante. Al momento la mettiamo, Ctrl Z, player. Quindi il player lo mettiamo un pochino più indietro, in modo tale da partire praticamente con la finestra di gioco davanti. Questo è tutto.